Ma l'iniziativa di nostra campagna elettorale per dare un messaggio della nostra conoscenza ai candidati a sindaco, perché abbiamo invitato tutti i candidati a sindaco di questa città, perché volevamo dire a loro lo stato delle cose, come stanno, quale malessere c'è all'interno di questo ente, quindi che ente troveranno, come si dovranno rapportare con queste 600 persone che saranno quelle che insieme alle risorse gli daranno la possibilità di applicare il loro programma elettorale per fare cose, per dare servizi alla cittadinanza, perché questo è quello che noi vogliamo, siamo qui per questo. E siccome vediamo che i servizi stanno progressivamente diminuendo, tutti voi potete guardare mentre viaggiate per la strada, io credo che noi crediamo che le strade sono al limite del pericolo, quindi bisogna intervenire per la sicurezza della PM, bisogna intervenire nelle scuole, bisogna intervenire nel sociale. Quindi è fondamentale che chi sarà il nuovo candidato a sindaco abbia una gestione del personale in maniera corretta. Ma la nostra avvertenza è un'avvertenza che si ripercuote nei servizi, perché noi chiediamo più vigili, noi chiediamo più insegnanti, noi chiediamo più sportellisti, noi chiediamo che si diminuisca la macchina comunale dal punto di vista dirigenziale, perché noi siamo passati, io sono vecchio dell'amministrazione e non solo, siamo passati da un'amministrazione dove aveva 1.300 dipendenti e aveva 5 dirigenti. Com'è possibile che oggi con 580 dipendenti abbiamo 17 dirigenti, ora 15 perché due sono pensionandi, sono in pensione, e 22 posizioni organizzative? Com'è possibile organizzare un ente così? È evidente che ci sono conflitti interni, è evidente che la burocrazia aumenta. Quindi noi vogliamo questo, non diminuire il costo, cioè trasferire delle risorse per i sportelli. Gli sportellisti, ripeto, per gli insegnanti, per i vigili urbani, di tutto quello che c'è bisogno per fare cosa? Per dare quei servizi che oggi ce n'è più bisogno di ieri. E la politica o perché non ha voluto o perché quella P si è diminuita, ma la tecnica l'ha superata. Quindi non abbiamo visto una tecnica al servizio, quindi che è ausilio del sindaco, della giunta, perché la gestione spetta loro, ma non vediamo con forza la politica dare delle direttive dove questa macchina la vogliamo mandare. No, sono arrivate le dimissioni del Presidente del Versanti, è riferito a un atto che è stato adottato in Consiglio, che io quell'atto che è stato adottato in Consiglio ancora non lo conosco, ma realmente lì fa riferimento a un atto di indirizzo rispetto al fatto che il Consiglio chiede al Sindaco, quindi alla Giunta, di mettersi a sedere e cercare di trovare una soluzione agli atti unilaterali che si sono succeduti dal 2011 a oggi.